Junks, do you or do you not know about the bird? Everybody know that the bird is the world. Citazione dai, dai Griffin. Salve a tutti. Sempre Gianluca e Rudin del blog Infiniti Racconti con il loro Let's Play su Star Wars Republic Commando. Il nostro ospite misterioso ancora con noi. Ancora con noi, ebbene sì, ancora con noi. Ci ha fatto il grande onore di contribuire con delle perle di saggezza a questo Let's Play. Ormai è andato a quel paese. Vi confermo che è un uomo. Quasi mai qualcuno. XY, gente, XY. È un uomo. Un grande amico sia di me che di Rud. E il suo nome è? No, il suo nome è Enrico. Ecco noi Enrico. Enrico, salutaci, salutaci. Salve, salve Enrico, salve. Che ne pensi di questo videogioco per quel poco che hai visto? Così, con prima impressione. Molto dark. Molto dark o molto emo? Molto. No, emo no, dai, ancora. Ancora no. Non ho visto Chewbacca pettinato emo. Sarebbe bellissimo Chewbacca emo. Dunque, vediamo un po'. Quindi il nostro obiettivo è sempre quello di fuggire da questa nave. Valle di lacrime. Io mi chiedo, siamo entrati nella nave all'inizio del livello. Sì, tutti il nostro scopo è uscire dalla nave. Sì. Nel mentre facciamo qualcosa oltre ad ammazzare tutto ciò che troviamo davanti? No. No, bene, no. bene. Intelligente. Basta così. Enrico, ti sei perso prima una serie di esplosioni perché noi abbiamo dell'esplosivo in dotazione e ogni tanto facciamo... alla Madagascar, i pinguini di kaboom. Ah. Dunque, qualche arma interessante che possiamo... No, soltanto delle granate. No, vabbè, le granate sono banali ormai. Cioè, sono obsolete. Chi non ha una granata al giorno d'oggi? Chi? Enrico, tu c'hai una granata? No. Ecco. Niente? L'eccezione è confermata, ecco. Direi. E così, niente granate. Pardon. Sei morto? Ah, sono morto, sì. È una specie di... Rudin, tu sai che in Italia c'è una legge. Per? Che si chiama legge sulla privacy o privacy. Ma tanto bippiamo, quindi. Sì, lo so, vorrei ricordartelo per evitare altre... Sai, perché io... Troppi bip. Poi il montaggio lo faccio io. Lo rifacciamo da capo. No, non si rifà, ormai quel che è fatto è fatto. Fatto, quindi non... Quindi, visto che monterai tu, posso dire di tutto, no? No. Posso dire... Non torni a casa. Così mi fai fare il lavoro di 5 scimmie urlatrici? Questa è una velata minaccia, sì. Sì. Meraviglioso. Dunque cosa? No, sto vedendo su Games Blog se c'è qualcosa di interessante, ma a quanto pare... Dai, commenti, voglio commenti. Vediamo se c'è qualche commento sull'uscita di Call of Duty 2. No, bellissimo, per la serie che per certe cose le ragazze non dovrebbero proprio parlare. C'era una proprio in Games Blog. Che diceva? Che diceva, io ho una fonte sicura che mi ha detto che... Che? Lo scopriremo nella prossima puntata. No. Che Mass Effect 2 uscirà pure per PlayStation 3. E questa fonte sicura chi era? Il panettiere sotto casa chi era? L'idraulico? Probabilmente, e lo sai perché? Perché? Perché 5 ore tipo dopo il commento in Polonia è arrivato Chuck Norris, gli ha calcio ruotati tutti, secondo me. No, hanno la notizia è stata smentita. Quindi Fake. Quindi io dico, cioè, se devi passare per ridicola, non lo fare. No, infatti. Non lo fare. Però tu che ne penseresti di Mass Effect su PlayStation 3? Ma io non ci troverei niente di strano. Cioè, alla fine non è un gioco che, secondo me, ha legato troppo la sua identità con la Xbox. Console. Sì, fine. Però tu ti conta che comunque il, come si chiama, BioWare è sempre stata fortemente computer.
No, lo so. Dragon Age sta uscendo per computer lo so, 360. E ovviamente per loro è più facile sviluppare su 360 venendo dal computer. Comparto computer, quindi. Ah, è uscito Uncharted 2, dicono tutti che è una bestia. Ho letto qualche recensione, così di sfuggita. Ma erano recensioni o commenti da bimbi minchia? No, recensioni, dicono sia fatto veramente bene. Si è fatto bene. Io aspetto recensioni su Heavy Rain. Heavy Rain. E può bellissimo essere che facciamo una colletta fra i 200 di ingegneria e ci compriamo una PlayStation 3. E così tutti possiamo Heavy Rain a turno. Fantastico. Che sarebbe forse l'unico gioco che potrebbe solleticarti. Sì, per comprare la PlayStation. Uncharted 2 è bello, sì, ne posso fare a meno, tranquillamente. Tanto c'hai sempre il tuo Gears of Tomorrow War. Ecco, invece Heavy Rain mi stuzzica alla grande. No, meglio questo. Ma un Lancer non c'è? No, Lancer. È copyright. Vabbè, uno... È come Cliffy B, è copyright. Magari lo chiamano, che so, Lance... Lamber, cioè cambiano qualche consonante nel nome e ce lo schiaffano. Ah, non so, proponilo tu a Lucas prossimamente. Nel prossimo Star Wars fanno un nuovo film con il Lander. E Lander non avrà una motosega, ma avrà una piccola motosega e una spada laser incorporata. Solo alle prime 50 telefonate. Quindi non sarà più prerogativa Jedi. No. Ormai la forza si svende. La trovi su eBay. 500 grammi di forza. Vabbè, così. Suona più come qualcos'altro se 500 grammi. Alla fine l'effetto quello è. Cioè, gli Jedi non è che siano troppo normali. Dico, la forza. Sì, la forza. Come no? Certo. Certamente. Esplosione. Poi spesso arrivo, accade che apri una porta e ti ritrovi un alieno col fucile a pompa che appena apri, sì, tu imprechi perché non potevi vederlo. Ma se lo potessimo vedere l'avremmo evitato, no? Appunto. Io faccio qua jump shot a manetta. È bellissimo che il fucile pompa, anche mentre ricarichi, puoi sempre interrompere. Che spettacolo. Un po'... Un po', 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 un po'. The bird is the word. Un po', un po', un po', un po', un po'. Come? Un po' strano. Un po' così. Un po' free-free. Dunque, ci stiamo dopando. Questo è il Becta, lo usiamo per curarci. O per volare alto. Se sapete cosa voglio dire. Ma io ancora condotti dell'aria condizionata? Sì. O sempre quello? No. Ora, perché non l'abbiamo presi nel primo scenario? Non possiamo più prendere le granate. Vedi? Avessi provato tutti i tasti come ti dicevo io. Guarda che ci sono registrazioni, tu non mi hai detto niente. Te l'ho detto. Non mi hai detto Te niente. Te l'ho detto. Non mi hai detto Vabbè, niente. Ci rivedremo in tribunale. Forza sconosciuta cerca di ammazzarmi. La 20th Century Fox è orgogliosa di presentarvi una produzione Infiniti Racconti Blog. Ecco dove stanno. Torretta. Se ci sono torrette, noi cosa usiamo? Bravissimo. Usiamo quella roba là. Da cecchino. Come si dice, te la sogni e te la canti da solo, insomma. Qualcuno spara. Ma tipo è infinita questa, o prima o poi... Sì, no, è infinita. Almeno. Ma... Ok. Headshot. Che figata. Cioè, gli spari alla testa, salta via la testa e quello continua a sparare. Fenomenale. Splatter al punto giusto. Hai visto? Questi schizzi. Gli uomini sparano così. Rudin, direi di fare fuori questi e di congedarci. E di congedarci? Un attimo, fammi...
Die Hard. Troppo Die Hard. Con questo, ragazzi, è tutto. Ci vediamo alla prossima. Un saluto da Rud, da Junks e dal buon Enrico. Enrico si può dire. Arrivederci.